Signorina, sì. Lei che mi è sapio, sai Lina, che lei è sapio sessuale, si eccita, prova piacere solo a contatto con la cultura. Infatti qua è un periodo di magra, perché come vedi di cultura non ce n'è, ma lei è sensibile a questa cosa dello scudetto? No, si starà annoiando, perché il calcio dei sapio sessuali, che è lo sport. Ma che dice? Guardi. Ah, le piace? Ma scherza, e poi ne era piena la letteratura di segnali e di profezie che già preannunciavano non solo l'andamento del campionato, ma anche della vittoria del Napoli. Veramente, la letteratura è piena di profezie, certo, riguardanti questo scudetto del ma Napoli. Ma certo, gli antichi greci, già, sì. No? Cantami, o diva, del mascherato Victor, no, che il terzo regalò ai partenopei. No, sì. No? Cantami, o diva. Pure, la vogliamo? Io non l'ho mai letta. Questa. Una cosa anche un po' più... Non ho letto neanche altro. Un po' più moderna, un po' più moderna, la vuole? La Divina Commedia. Parlava, no? Dello scudetto del Napoli. Ma come no? Nel mezzo del cammin del campionato mi ritrovai davanti Kvaratskhelia, che già era un baleno, ma aveva dribblato. La prego. Ma io non me la ricordo questa cosa. Ma sì. Ma è bene. Ma vogliamo andare più avanti, che andiamo so? Un po' più avanti, che ne so? La più famosa, la più bella delle poesie di Ungaretti. Ah, Ungaretti. No? Se la ricorda? Certo, oh, io... Com'è? Io Ungaretti... andavamo a scuola assieme, Ungaretti. Perché Martino, Ungaretti, facciamo sempre casino. La bellezza di Mi illumino d'azzurro. No. Immenso. No, d'azzurro. Era d'azzurro. Io mi ricordavo d'azzurro. Posso dire? No, abbia per... E poi, la più palese delle profezie. Attenzione, statemici. La profezia manzoniana, dove la mettiamo? Profezia manzoniana. Il 4 maggio. Ma quello è il 5 maggio, Manzoni me lo ricordo, il 5 maggio. E il 4... Siccome è morbido. No, e fu lui, Ciro Immobile, e va avanti. E quella era, non se la ricorda. E certo. Però salutiamo suo padre, che so che ti fa Lazio. Ciao papà, tutto a posto. E poi si snoda ancora la profezia, ancora. No? Certo, ancora. Dalle Alpi alle piramidi, dal Manzanarre al Reno. Esatto, se a Napoli si festeggia, a Torino un po' meno. Salutiamo tutti gli amici di Torino che avranno cambiato canale a questo punto.